Ciao ragazze, in questo video voglio parlarvi del mio progetto smaltimento prodotti. Stavo mettendo in ordine la stanza e mi sono accorta di avere alcuni prodotti che sono quasi terminati, però che stanno per scadere e quindi li devo terminare assolutamente nel più breve tempo possibile. Vi farò vedere sia dei prodotti di beauty che prodotti di make-up. Naturalmente dei prodotti che so che sono ancora in commercio e sul prezzo vi metto il prezzo giù nell'info box e l'elenco dei prodotti comunque lo trovate sempre nell'info box. E niente, iniziamo. Allora, innanzitutto voglio consigliarvi questa crema per il corpo all'olio di jojoba e burro di karité che ho utilizzato durante quest'estate. Io ho una pelle molto secca e quindi ho bisogno di una crema corpo e anche viso che sia bella corposa. Questa è molto corposa e infatti lo consiglio a chi ha la pelle molto secca. Lo utilizzavo tutti i giorni dopo la doccia oppure anche durante la giornata. È costituita da 150 ml di prodotto e ha un pau di 6 mesi. Sono praticamente a meno della metà, mi manca per terminarlo. Comunque ve lo consiglio, il prezzo si aggira intorno ai 5 euro, l'ho presa in una farmacia. Poi vi voglio parlare di questa crema per le mani. Questa è la crema per le mani all'arnica bio dell'Yves Rocher. L'Yves Rocher è una delle marche mie preferite per quanto riguarda il beauty. Diciamo che questa ho avuto più difficoltà a terminarla rispetto a quella che è anche per le mani e per le unghie, perché quella mani e unghie la considero molto più sia più migliore proprio al tatto, ma soprattutto si assorbe molto più facilmente. Infatti questa l'ho un po' accantonata. Comunque la devo terminare assolutamente, è costituita da 75 ml e ha un pau di 12 mesi. Per quanto riguarda sempre il beauty, per le labbra voglio consigliarvi questo burro cacao alla vaniglia. Diciamo che me ne manca abbastanza ancora, sempre dell'Yves Rocher. Preferisco della stessa linea quello all'olio di cocco perché, pur essendo buono anche questo, quello all'olio di cocco lo smaltisco con più facilità perché mi rende le labbra molto più morbide rispetto a questo. Di profumi, voglio assolutamente terminare questo che sicuramente conoscete tutte, che è il Pink Sugar dell'Aquilina, è uno dei miei profumi preferiti. Ha un pau di 36 mesi ed è costituito da circa 50 ml, me ne manca davvero poco. Conto di finirlo e sono 6 mesi che lo utilizzo tutti i santi giorni, però non vuole finire. Sicuramente quando lo terminerò comunque lo ricomprerò. Ce l'ho almeno da 2 anni, voglio smaltirlo al più presto. Il prezzo comunque si aggira intorno ai 15, 20 euro, 25 al massimo, dipende dalle offerte che trovate. Della Yankee Candle devo terminare la tarte di questa che si chiama Turquoise Sky. Ce l'ho sopra, praticamente sta per finire. Non mi piace tanto perché la considero un odore magari più adatto per le altre stanze, non una camera da letto. Il profumo è davvero fresco ed è estivo, però preferisco i profumi più dolci rispetto a questi qua. Ora vi parlo invece dei prodotti del make-up. Nei prodotti del make-up sto per terminare questo ombretto grigio della Kiko, il numero è 173 e ha un pau di 24 mesi, ancora con il vecchio packaging. Ho provato a cercarlo in sito, comunque non l'ho trovato, non so se esista ancora. Il colore è questo. Io lo utilizzo molto il grigio, è uno dei miei colori preferiti per quanto riguarda il make-up. Infatti vi faccio vedere altre cose sul grigio. Della linea Rockout, che è un'edizione limitata della Essence, ho questo ombretto in crema che ho acquistato l'anno scorso. Infatti fa parte di una edizione limitata dell'anno scorso. Comunque la trovate sul sito di Cosmetic for Less ancora. È costituita da 7 ml, è un pau di 6 mesi. Il colore è questo, è molto luminoso. Io lo utilizzo o su tutta la palpebra quando voglio un trucco abbastanza veloce, oppure sopra per illuminare la palpebra, sopra un altro ombretto, magari in polvere, oppure addirittura sotto l'arcata sopraccigliare.
E niente, sono a meno della metà, cioè mi manca meno della metà. Della stessa linea esiste anche quello viola, quello però non fa parte del mio progetto smaltimento perché l'ho aperto da poco, quindi dura ancora. Poi sempre sul grigio voglio mostrare questa matita ombretto della Kiko, di qualche edizione limitata fa, sarà almeno di un anno e mezzo fa. Il colore è abbastanza, cioè è bello. Sì, come vedete si è spezzato. Il colore è bello, però si è seccato molto e ho difficoltà a passarlo sulla palpebra perché mi raschia, diciamo, la palpebra e quindi lo trovo molto difficile da utilizzare. Quindi non ve lo consiglio molto. Comunque non credo che esista neanche ancora, che ci sia ancora in commercio. Poi vi voglio parlare di questo mascara. Questo sicuramente la conoscete tutti, è la Shape Princess della Essence che è uscita l'anno scorso. Questa è la versione, quella col packaging rosa, perché esiste anche quella col packaging verde. Diciamo che l'Essence fa altri mascara che sono migliori rispetto a questo, perché questo innanzitutto si è seccato subito, ma poi non mi districa le ciglia così come voglio io. Poi voglio parlare di questo blush. Fa parte sempre dell'edizione limitata Rock Out della Essence, ha un PAO di 18 mesi ed è costituito di 6,3 grammi. Costa intorno ai 3,19 euro, sempre sul sito di Cosmetic for Less, perché naturalmente non lo trovate più nei negozi fisici. Il colore è questo. Come vedete è abbastanza leggero, per l'inverno è adatto. È stato il blush mio preferito dell'anno scorso, l'ho usato durante tutto l'inverno. È costituito, come vedete, da tre colori. C'è il rosa chiaro che è quasi praticamente terminato, poi il fucsia e il viola. Io tendevo a mischiare il rosa con il viola perché il colore era molto chiaro ma soprattutto era molto luminoso, infatti non necessitavo neanche di utilizzare illuminante. Voglio parlarvi inoltre di un illuminante, questo è della Kiko, di qualche edizione limitata fa, non so se esiste nell'edizione permanente, se dovesse esistere la trovo, se dovesse esistere la trovo, lo ricompro perché mi sono trovata davvero bene. Il colore è questo, è molto luminoso, io lo utilizzo sotto l'arcata sopraccigliare, nel naso, nell'arco di Cupido, qua sulle guance. Diciamo che non è un bel colore, però che si nota ma senza notarsi troppo. Quindi mi trovo davvero bene e niente, ve lo consiglio se doveste trovarlo. E poi l'ultimo prodotto di cui voglio parlarvi è di questo lip gloss della Kiko. È il numero 14. Io l'ho pagato in offerta l'anno scorso a 3 euro, 2,53 euro, mi trovo davvero bene, è lo stesso che ho sulle labbra ed è questo colore qua. Mi piace davvero tanto, l'ho quasi terminato perché considerate che era più o meno così. E niente, dura, per essere un lip gloss vi dura anche 3-4 orette, quindi è abbastanza. Però voglio terminarlo perché sta per terminare, non c'è un PAO qui in realtà, non lo vedo. Comunque è costituito da 2,27 grammi, io lo utilizzo tutti i giorni come lucida labbra da tutti i giorni, senza avere troppe pretese, però ve lo consiglio comunque. E niente, questi erano i miei prodotti, se vi dovesse interessare faccio altri video. Per quanto riguarda il mio progetto smaltimento, man mano che li finisco, sostituirò ogni prodotto un altro prodotto da terminare di quella stessa categoria. Questi prodotti io di solito li utilizzo dal lunedì al venerdì, mentre il fine settimana tendo a utilizzare altri prodotti. Niente, non mi prefigo per forza una data in cui terminarli, ma li termino con molto piacere, anche perché deve essere un piacere truccarsi, non deve essere un obbligo.
E niente, sempre se trovo dei prodotti della stessa categoria che mi piacciono, che voglio acquistare, li acquisto lo stesso. L'importante è terminarli, perché comunque i prodotti che acquisto di solito mi piacciono, quindi è sempre comunque un piacere. Però l'importante è non doverli buttare Vi perché lascio sono tutti i miei scaduti. contatti giù nell'info box, quindi il contatto della mia pagina Facebook, del mio blog e di Instagram, con l'elenco di tutti i prodotti che vi ho mostrato. E niente, se vi volete iscrivere al mio canale, questo è il mio canale, mi farebbe molto piacere. A presto, ciao!